Ben ritrovati cari amici spettatori, 17:27 durante una diretta ci dice quanto spende al mese di steroidi anabolizzanti. Come al solito bando alle ciance, lascia la clip. Per fare uso di queste sostanze, cioè devi i soldi, perché almeno 1000 euro, ma minimo al mese, ma li devi spendere. Ah, perché questa roba è 1000 euro al mese? No. Cioè almeno, minimo. Questa è roba? Questo è testosterone. Questo contiene 100 mg di testosterone e 1 ml. Questo è quello brionato, che è quello più veloce. Ci stanno due tipi di testosterone, quello veloce e quello lento. Questo dura qualche giorno, però. E ti permette, diciamo, di gonfiarti. Certo, e mentre questo ti permette di gonfiarti in quei tre giorni di allenamento, poi c'è quello da 250 mg a 1 ml, che quello c'ha una copertura di 4 settimane che ti consente un mantenimento. Quindi, ok. Ovviamente tutto questo però porta pure dei danni al fisico, cioè nel senso che devi andare a prendere delle cose per il sistema del fegato. Ah, che te prendi? No, per forza, certo. I testicoli, cioè perché fai, rischi di diventare sterile. Ora che te la interrompi e poi la riprendi o la lasci così? No, vabbè, la potremmo pure lasciare anche così. Adesso non so fare niente da anomalo, certo. Possiamo fare due chiacchiere. Questo è un po' di sfondo come questo. Queste sfondano il fegato, quando devi impazzire che va subito sul fegato. Però ci stanno le coperture, capito? Ogni tanto poi lo sciacquo del fegato, non ci stanno problemi. Ma c'è un medico che ti ha dato queste cose o? Ma sono cose sapute di sapore, basta che ti informi comunque nell'ambito delle palestre e tutto, non nella mia palestra, non nella mia palestra, però nell'ambito delle palestre. Questa è la norma, sì. Poi c'è chi lo sa fare e chi non lo sa fare, che comunque sia, se non lo sai fare, che magari c'è gente che dice io voglio fare qualche ciclo, questi se fanno i cicli, poi non fanno le giuste, il giusto post, magari gli vengono le tette, la ginecomastia, gli si allunga la prostata, problemi di calvizie a destra e a sinistra, e poi dici sì, è un problema. Le cose che fai serve essere informati e servono pure i soldi, te dica la verità. Fammi bere un pochetto, se no mi piace, ci siete. Ma non sei preoccupato di tutte queste cose? Ti dico la verità, qualche volta mi ritrovo con la febbre, ogni tanto mi devo far toradollo perché so che i dolori. A notte sai che faccio? A letto ti dico, sai, esudate. Però che ti fa? Del fisico. Chi bello vuole apparire, un poco deve soffrire, è così.